Buongiorno ragazzi, poi cavoli e benvenuti in questo nuovo video. Predizioni Juventus-Torino. Allora, domani praticamente è il derby di Torino, forse una delle partite più importanti della nostra storia. Juventus-Torino, uno dei nostri rivali più grandi di sempre. Praticamente noi al momento siamo quarti, la Juventus è quarta con zero sconfitte, pareggi, no, 5 pareggi e 4 vittorie, quindi sono abbastanza bene. Il Torino al momento è 18esimo, cioè sta facendo uno schifo. L'ultima 3 partite ha pareggiato, perso e ha pareggiato e ne ha vinta una. Quindi domani riusciremo a vincere? Penso proprio di sì. Contro un Torino che non ci sta proprio, è anche in zona retrocessione. Quindi domani, secondo me, sarà abbastanza facile batterlo e rompergli la faccia, seriamente, e vincere. Praticamente. Però il Torino quando vuole può farci male, ti ha fatto male una volta nel 2015 e non ti ha fatto mai più male, quindi una sorpresina può arrivare, ma chi si ricorda se giochiamo in quel modo in cui abbiamo battuto la Dinamo Kiev 3-0, lo asfaltiamo, praticamente lo asfaltiamo, se Morata, Dybala, no, se Morata, Ronaldo e Chiesa giocano in quel modo, riusciremo a vincere una partita senza problemi e senza niente. Comunque, io penso che finisca 3-0 Juve. Penso che segni Morata, Dybala e Ronaldo. Come seguo giù i vostri commenti su come andrà questa partita, speriamo di prendere questi 3 punti fondamentali, perché se non li pigliamo, sicuramente siamo un pochetto nei guai. Non voglio vedere errori, non usate la scusa che avete giocato in Champions League e qui siete stanchi, perché il nostro solito giochiamo in Champions League a metà settimana, poi facciamo schifo nel weekend, è raro che facciamo una partita buona, però secondo me il Torino non sta giocando bene, questo è un grandissimo punto di riferimento buono che possiamo batterlo facilmente e secondo me vinceremo. Comunque, scrivete nei commenti come finirà la partita. Speriamo di una vittoria molto probabile, ma poi dopo sta partita ovviamente dubito anzi che Ronaldo ci sarà, perché dopo questa partita dobbiamo andare in Spagna al Camp Nou a giocare contro il Barcellona. Questa partita è decisiva, praticamente sì, quindi dubito che domani ci sarà Ronaldo, ma speriamo di sì. Le formazioni non le ho ancora viste, quindi andiamo a vedere, ma speriamo di sì. Anzi, vediamole adesso allora. Vediamo adesso, speriamo che Ronaldo ci sia, perché se non c'è Ronaldo la vedo dura. Allora, formazioni, Juve Torino. Non sono sorpreso se Ronaldo non c'è domani, proprio formazioni, allora, 10 minuti fa. Allora, Juventus, Szczęsny, Guardado, De Ligt, Bonucci, Danilo, Chiesa, Bentancur, Ramsey, Dybala, Ronaldo. Quindi Ronaldo giocherà domani, buono. Nel Torino ci sarà Sirigu, Laincio, Bermer, Izzo, Singo, Mieter, Rincon, Lenti, Ansaldi, Zaza e Belotti. Questi 3 giocatori possono far male quando vogliono, quindi speriamo di bloccarli, ma secondo me la difesa, guardato De Ligt e Bonucci, è molto più forte di Gianco, Bermer e Izzo. Quindi, a parere mio, vinceremo domani. Se con i commenti come finirà, speriamo di vincere e niente. Comunque, il video si conclude qui. Grazie per aver guardato. Forse sempre, cerchiamo di vincere questa partita e poi andiamo alla partita difficilissima contro il Barcellona e non stanchiamo Cristiano Ronaldo, facciamolo forse uscire a fine primo tempo per farlo riposare per questa sfida Messi contro Ronaldo. Ciao, forse sempre.